aspettando Kodromaz, perché il centrale in uscita dal Piacenza è il prossimo obiettivo, insieme all'attaccante Filippo D'Andrea, per completare il puzzle Teramo, in attesa degli ultimi innesti per poter riconsegnare, dopo la lunghissima pausa, a Guidi un organico più pronto a dare l'assalto alla salvezza. L'arrivo in Emilia di un altro centrale come Cosenza libera di fatto il 26enne triestino. 11 presenze e una rete in stagione. Dovrebbe essere lui, dunque, a prendere il posto del partente Piacentini, che da giorni ormai è a Modena. Kodromaz, dopo un avvio di stagione da titolare, ha perso via via posizioni nelle gerarchie di Scazzola e presto potrebbe raggiungere l'Abruzzo. Chi lo ha già fatto invece è Davide Mordini, innesto per la fascia sinistra che prende il posto di Rillo. Appena si è aperto il mercato, il mio procuratore comunque mi ha chiamato dicendomi che c'era questa possibilità. Poi comunque a me l'idea piaceva, perché comunque qua è una realtà importante dove abbiamo un mister che comunque fa giocare bene la squadra. Poi già mi sono trovato molto bene, quindi sono felice della scelta che ho fatto. E adesso arriva la parte comunque più importante della stagione, dove si decide comunque il nostro cammino. Adesso avremo tante partite ravvicinate con questi rinvii e là si vedranno comunque le squadre più attrezzate, dove comunque ci vorrà tanta voglia e tanta determinazione, perché comunque non è facile quando devi fare tante partite con tanti turni infrasettimanali. E quindi io sono pronto, perché comunque anche l'anno scorso è stato così, e sicuramente qua adesso sono 3 giorni che mi sto allenando, ma già ho trovato comunque un gruppo molto unito, già mi hanno fatto sentire già parte del gruppo, e quindi si lavora molto bene, ci sono tutti i presupposti per fare una grande stagione. A 7 giorni dalla fine della pausa e dalla ripresa del campionato, dunque, quello che si dovrebbe vedere al Benelli contro la Vispesaro sarà un diavolo tendenzialmente differente rispetto a quello che ha chiuso il 2021 con molti, troppi gol al passivo. E che si riparta ormai è una certezza. La riunione del consiglio direttivo di Lega Pro infatti ha sciolto anche le ultime riserve sulla ripresa del campionato nel prossimo weekend. Dopo l'ok del CTS al nuovo protocollo per i professionisti, si attende soltanto l'ultimo via libera rappresentato dalla circolare del Ministero della Salute. Una volta completato l'iter, le nuove disposizioni saranno applicabili anche in terza serie.